ragazzi, bentornati su Fumetti Senza Paura, oppure benvenuti se è la prima volta che visitate il canale. Seconda parte del video recappone degli annunci fatti a Lucca Comics 2021. In questo video infatti ci dedicheremo ai comics americani e agli annunci nello specifico di DC Comics, Marvel e Panini Comics in generale. Quindi alla fine di questo video ci ficcherò dentro anche le novità editoriali per quanto riguarda il fumetto italiano ed il fumetto francese annunciato da Panini Comics. Ovviamente non posso entrare nello specifico di tutti i titoli che saranno presenti in questo video, questo perché sono veramente una marea, ragazzi. DC Comics, Marvel e Panini Comics in generale ha fatto un sacco di annunci. Cominciamo da Marvel, perché il Thor di Jason Aaron sarà la terza serie pubblicata nella linea Marvel integrale, la stessa collana che ha visto tra le sue testate Spider-Man di De Matteis, Daredevil di Frank Miller, gli X-Men di Claremont, che sono tuttora in corso di pubblicazione. A mio parere una delle migliori iniziative editoriali che ha avuto Marvel Italia negli ultimi anni. Uscirà in concomitanza con il film Thor Love and Thunder e sarà prevista l'uscita a giugno 2022. La potente Thor, dalla sua comparsa fino alla sua morte, verrà pubblicato in cofanetto e conterrà tutti i volumi della saga che verranno ristampati in formato brossurato. Mi lascia pensare questo annuncio da parte di Panini che sarà un'edizione simile a quella che abbiamo visto per Sandman e che vedremo, se non mi ricordo male, per il Capitan America di Brubaker. Tutti i volumi però tranne uno, perché abbiamo l'indegno Thor che non sarà vendibile separatamente, tutti gli altri invece sì. I Fantastici 4 di Walter Simonson per la prima volta tornano in volume, le storiche storie appunto di Simonson saranno due volumi e, come già annunciato su Anteprima 362, uscirà il cofanetto di Spider-Man Smascherato, cofanetto con 4 volumi contenenti la saga del Peter Parker Smascherato. Omnibus, abbiamo il Thor di Walter Simonson, volume di oltre 1000 pagine con tutto il ciclo dell'autore sul Dio del Tuono e uscirà a maggio 2022. She-Hulk di Dan Slott avrà la raccolta di un ciclo uscito pochi anni fa, 25 storie in un'unica soluzione in uscita a maggio 2022. Heroes Reborn, la saga originale degli anni 90, la rinascita degli eroi, sarà pubblicata anch'essa in Omnibus. Chiudiamo gli Omnibus con il Daredevil di Charles Soule, saga completa con i disegni di Ron Garney, Phil Noto e Goran Suzka, uscita a luglio 2022, e Spider-Man di Stan Lee e Ditko, con un Omnibus che avrà le storie classiche e parecchio materiale inedito al suo interno in uscita a giugno 2022. Panini ha annunciato che l'Omnibus sostanzialmente conterrà i primi 3 Masterworks. Passiamo agli spillati con Spider-Man, perché da febbraio sul quindicinale arriva il ciclo Beyond, Venom da febbraio il mensile riparte da 1 con il nuovo team creativo formato da Ali Wing e Brian Hitch, poi abbiamo X-Lives of Wolverine e X-Death of Wolverine, settimanale su X-Force e su Wolverine per 10 settimane consecutive, e invece su Hulk a febbraio la nuova serie di Donny Cates e Ryan Otley farà il suo debutto anche qui da noi in Italia. Capitan America e Iron Man sarà una nuova serie mensile in uscita da marzo e verrà pubblicata su Capitan America. Avengers Forever, la maxi serie di Jason Aaron, invece verrà pubblicata sul mensile di Avengers a partire dal numero 51 in uscita a marzo. Devil's Reign infine verrà pubblicato entro la prima metà del 2022 su Marvel miniserie. Fantastici 4 Life Story, data di uscita aprile 2022, scritto da Mark Russell con i disegni di Sean Izaskie. La morte del Dottor Strange avverrà ad aprile 2022, mentre a maggio 2022 uscirà un companion che avrà tutti i tie-in della saga in un volume unico. Kang il Conquistatore, la nuova serie di Kelly, Lansing e Magno, uscirà ad aprile 2022. Moon Knight, sempre nuova serie, questa volta di McKay e Cappuccio, maggio 2022. Black Panther, giugno 2022, di John Ridley e Juan Cabal. Passiamo poi a un must have assoluto per la linea dei grandi tesori Marvel, quindi i volumi quelli giga mega enormi che sembrano dei lenzuoli. Spider-Man Blue di Jeff Loeb e Tim Sale. Questo, ragazzi, accattatevelo perché è un capolavoro e lo dico senza problemi, una delle mie storie preferite di Spider-Man, uscita prevista giugno 2022.
2022 personalmente me la prenderò assolutamente. Uscirà poi in edizione Grimorio, quindi continua anche la collana Grimorio, X-Men Inferno con la raccolta della prima saga e tutti i capitoli e gli spin-off annessi e connessi, la ristampa delle storie apparse sul mensile del Doctor Strange, ovvero Doctor Strange and the Sorceress Supreme, uscirà a febbraio 2022, come anche uscirà ad aprile 2022 il Doctor Strange di Donny Cates. Moon Knight di Bendis e Malev avrà una nuova edizione alla quale seguirà anche quella del Moon Knight di Warren Ellis e Brian Wood, che completeranno la collezione. Il primo volume uscirà ad aprile 2022. Annuncione poi da parte di quelli di Panini Comics, perché festeggeranno ovviamente i 60 anni di Spider-Man in maniera molto speciale. Ci saranno infatti molte sorprese all'interno del 2022 per questo grandissimo anniversario dell'Uomo Ragno, con in particolar modo un box set che è stato annunciato ma che è ancora top secret, del quale non sappiamo ancora niente. Sono veramente tanto tanto curioso di vedere Panini che cosa ha in serbo per noi. Passiamo a DC collana DC Black Label. Infatti usciranno per questa collana in volumi cartonati i tre Joker ad aprile 2022, volume unico che conterrà tutta la saga di Geoff Johns e Jason Fabok. Joker, il sorriso che uccide di Jeff Lemire e Sorrentino, uscirà sempre ad aprile 2022 e anch'esso avrà un'edizione tutto in uno. E poi un annuncio che aspettavo tantissimo, ovvero il volume che comprenderà tutta la saga di Wonder Woman Terra Morta di Daniel Warren Johnson. Questo uscirà ad aprile 2022. Chiudiamo la collana DC Black Label con The Nice House on the Lake, in uscita a maggio 2022, serie di James Tynion IV. Mi incuriosisce abbastanza. Passiamo poi alla collana DC Collection, dove abbiamo Batman The Detective in uscita ad aprile 2022 e Batman Black and White con le nuove storie a marzo o aprile 2022. Abbiamo poi Superman Red and Blue, sempre data di uscita tra marzo e aprile 2022, e Wonder Woman Black and Gold come Superman, uscita prevista marzo-aprile. Sempre per DC Collection abbiamo Legends of the Dark Knight, data di uscita aprile 2022, e Swamp Thing Infinite Frontier. Qui Panini è stata un pochettino più vaga e ha detto che la data di uscita è prevista per la prima metà del 2022. Abbiamo poi Batman The Second Son, che uscirà a marzo 2022, e I Am Batman, uscita prevista a giugno 2022. Ultimo volume per la DC Collection, Milestone Returns, che uscirà a maggio 2022. Grande annuncio per quanto riguarda i DC bestseller, perché abbiamo due titoloni, ragazzi, ovvero la GLA di Grant Morrison e finalmente, dopo una grandissima richiesta, tutto il ciclo integrale di Geoff Johns su Lanterna Verde. Sono veramente contentissimo di questo annuncio, anche se avrei preferito un omnibus, ma sicuramente dopo l'uscita totale di tutti i volumi per quanto riguarda questo, chiamiamolo, integrale della Lanterna Verde di Geoff Johns, saranno sicuramente, dicevo, annunciati anche gli omnibus, quindi io sono tranquillissimo. Passiamo al formato maxi brossurato con Batman Urban Legends, il volume 1, febbraio 2022 la data di uscita, verrà proposta tutta la serie insieme a una ristampona di una saga storica di Batman, ovvero Giochi di Guerra, che uscirà nella prima metà del 2022. Per la DC Library invece abbiamo Batman L'Uomo che Sorride, giugno 2022, e Batman The Long Halloween Special, in uscita nella prima metà del 2022. Avremo poi Batman The Dark Knight Detective, il volume 1, in uscita a marzo 2022, e l'adattamento a fumetti ad opera di Denis O'Neill del Batman di Tim Burton, uscirà a marzo 2022. Questo volume mi interessa abbastanza. Passiamo poi ai DC Deluxe con Batman Una Morte in Famiglia, data di uscita a febbraio 2022, e il Batman di Neil Gaiman, data di uscita a marzo 2022. Per la DC Deluxe abbiamo anche Omak di John Byrne, in uscita a giugno 2022. Abbiamo poi Batman Il Figlio dei Sogni di Kia Asamiya, un incrocio fra un manga e un comics americano. Sostanzialmente Kia Asamiya, autrice giapponese, si presta al mercato americano per questo titolo. E poi Batman Bianco
bianco e nero di Lee Weeks, una serie di storie selezionate di Batman disegnate da Lee Weeks raccolte in un volume, un progetto originale Panini attualmente in lavorazione e sarà il primo titolo di una nuova serie. Passiamo adesso poi alla linea DC Evergreen con due annunci molto interessanti. Abbiamo infatti Supergirl di Peter David in uscita ad aprile 2022 e Justice League International di Kate Giffen e J.M. DeMatteis in uscita a maggio 2022. Justice League of America di Brad Meltzer ad aprile 2022 e 100 Bullets a marzo 2022. Nella collana DC Deluxe verrà pubblicato anche Injustice, la Deluxe appunto Edition, uscita aprile 2022, e poi uscirà anche Lo Schifo, The Filth di Grant Morrison a febbraio 2022. Per quanto riguarda i cofanetti, abbiamo Before Watchmen, cofanetto con 4 volumi cartonati raccolti appunto in un box, uscirà a febbraio 2022, e poi un cofanetto grandissimo come quelli sostanzialmente di Infinity War, Civil War e quant'altro, quindi un cofanetto che conterrà omnibus, che saranno 4 e avranno tutte le storie dedicate a He-Man pubblicate da DC Comics. La data prevista è marzo 2022. Per la linea DC Absolute abbiamo Justice di Alex Ross, gasatissimo per questa uscita personalmente, maggio 2022. E chiudiamo con gli spillati, dove abbiamo Batman Fear State, la saga principale verrà pubblicata sullo spillato Batman, mentre i tie-in saranno raccolti in brossurato. Superman Son of Kal-El, la testata che ha fatto molto discutere di sé proprio per via del figlio di Superman, che verrà pubblicata su Superman a partire dal numero 34 a marzo. E poi Infinite Frontier con la miniserie in 6 volumi che verrà pubblicata tra marzo e maggio su DC Crossover in 3 spillati. Per quanto riguarda invece il Neil Gaiman's Universe, uscirà The Dreaming Waking Hours, la nuova serie del Sandman Universe scritta da G. Willow Wilson, stessa autrice, se non ricordo male, del primo ciclo di Miss Marvel, e sarà pubblicata in volumi. Il primo uscirà a marzo, il secondo a fine 2022. Stardust di Neil Gaiman e Charles Verse sarà pubblicato con una nuova traduzione ad opera di Stefano Visi Noni. The Books of Magic, serie scritta da Neil Gaiman per Vertigo negli anni 90, sarà pubblicata in una nuova edizione a partire da maggio 2022, e Lucifer, la serie Vertigo scritta da Mike Carey, sarà pubblicata in volumi brossurati a partire da aprile. Passiamo poi agli annunci americani di Panini Comics per quanto riguarda l'editoria indipendente, quindi Image, Dark Horse e quant'altro. Cominciamo proprio da Spawn con nuovo rilancio a febbraio 2022, con lo Spawn Universe, la testata sarà quadrimestrale, gli albi saranno brossurati da 112 pagine e conterrà le varie testate di Spawn. Spawn Universe poi sarà pubblicato anche in edizione Deluxe e riproporrà i titoli dello Spawn Universe, come ad esempio King Spawn, in volumi da libreria. Abbiamo poi Redemption di Krista Faust e Mike Deodato Jr., data di uscita febbraio 2022. The Department of Truth di James Tynion IV, anche questo programmato per febbraio 2022, Geiger di Geoff Johns e Gary Frank, che verrà pubblicato a maggio 2022, e The Scumbag di Rick Remender, che verrà pubblicato nel 2022, non è stato specificato il mese. The Many Deaths of Lila Starr di Ram V e Felipe Andrade uscirà nel 2022, non è ancora stato specificato il mese preciso. Questa testata è stata pubblicata in America da Boom Studio, mentre per TKO Studio abbiamo Red Fork di Alex Pacandel, Neil Vendrell e Giulia Brusco, data di uscita febbraio 2022. Nuova edizione per Enigma di Peter Milligan e Duncan Fegredo, anche questo non è stato specificato il mese di uscita. E poi Proctor Valley Road di Grant Morrison, Alex Child e Naomi Frankitz. Our Encounters with Evil di Mike Mignola e Warwick Johnson Cadwell uscirà ad aprile 2022.
2022, mentre Mouse Guard, The Howlen, Caregiver and Other Tales di David Paterson uscirà nel 2022. Anche qui non è stato specificato il mese preciso. Abbiamo poi Did You Hear What Eddie Gain Done di Harold Schechter e Eric Powell, e poi Lady Killer di Joel Jones. Anche questi usciranno nel 2022, ma non è stato specificato il mese. E poi qui abbiamo un piccolo annuncio bomba. Si sapeva che sarebbe stato portato in Italia, si sapeva palesemente che l'avrebbe portato Panini, però a me fa felice lo stesso, ovvero Berserker di Kenny Reeves, Matt Kint e Ron Gardner. Anche questo uscirà nel 2022, non è stato specificato però quando. Passando al fumetto italiano, sempre per quanto riguarda Panini Comics, avremo una storia fantasy con elementi comici e dark scritta e disegnata da Giulia Zucca. La serie sarà in due volumi cartonati, il primo in uscita da aprile, il secondo a fine anno. Abbiamo poi Totò in L'erede di Don Chisciotte di Fabio Celoni, da un soggetto originale degli anni 40 di un film mai realizzato di Totò, in due volumi, il primo ad aprile, il secondo in data da comunicare. Ratman poi, come era già stato annunciato, è stato anche confermato che avrà la Complete Edition, annunciata originariamente per la fine del 2021, è stata ritardata per la mancanza di reperibilità di materie prime, ma uscirà entro la fine del 2022. Assassin's Creed, pubblicazione dei romanzi ispirati all'omonimo videogioco. Horizon Zero Dawn, a gennaio la serie fumetti ispirata al videogioco e contemporaneamente anche un artbook. E Life is Strange continua la pubblicazione con il sesto volume nel corso del 2022. Passiamo al fumetto francese con Noir Burlesque di Enrico Marini ad aprile 2022, Lo Scorpione di Marini e Desberg a giugno 2022 e per chiudere Il Papa Terribile di Jodorowsky e Teo in volume unico. Passiamo alla parte Star Warsiana, abbiamo parecchia carne al fuoco qui. Cominciamo da Darth Vader Omnibus di Charles Soule e Giuseppe Camuncoli, data di uscita giugno 2022. Star Wars Doctor Aphra, anche lei avrà il suo Omnibus ad ottobre 2022. Star Wars La Guerra dei Cacciatori d'Italia, primo maxi evento di Star Wars a fumetti in 34 capitoli, a partire da marzo 2022 sarà pubblicata in 5 spillati. Il resto delle testate verrà pubblicato nelle testate regolari di Star Wars e in volumi. Verrà pubblicata inoltre Star Wars The High Republic, The Monster of Temple Peak, graphic novel scritta da Kevin Scott e disegnata da Rachel Stott. Star Wars The High Republic, Fuori dalle ombre, il romanzo young adult di Justin Ireland, uscirà a febbraio 2022. Star Wars High Republic The Fallen Star, romanzo adulto di Claudia Gray, uscirà a maggio 2022. Star Wars The High Republic Mission to Disaster, romanzo per bambini scritto da Justina Ireland, a giugno 2022. Star Wars Thorn Ascendancy Greater Good, romanzo di Timothy Zahn. L'Impero colpisce ancora, da un certo punto di vista, uscirà a maggio 2022. Saranno 40 storie per celebrare i 40 anni di The Empire Strikes Back, ovviamente sarà pubblicato tutto in un volume unico, e poi avremo l'omnibus dello Star Wars di Jeffrey Brown. Ok ragazzi, questo credo fosse l'ultimo, è stata annunciata una marea di roba, veramente ho bisogno di bere perché c'ho la gola che è veramente secchissima. Spero vi sia piaciuto questo video, fatemi sapere qui sotto nei commenti qual è il vostro annuncio preferito per quanto riguarda tutti gli annunci che vi ho mostrato in questo video. Scrivetelo ovviamente nei commenti, lasciate un bel like per sostenermi se questo video vi è piaciuto, e ricordatevi, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video nel quale farò un recappone generale degli annunci comics e degli annunci manga, ma solo per quanto concerne il mio interesse. Lì infatti andremo un pochettino più nello specifico per quanto riguarda proprio i titoli che mi interessano maggiormente. Quindi io per ora vi saluto, vi aspetto al prossimo video, e per il momento ragazzi, bella lì!